forse una partita poco utile dal punto di vista classifica, però era importante magari finire bene la stagione. Deluso, deluso sicuramente, ci tenevo a finire la stagione, anche se il risultato finale non poteva essere gratificante, la prestazione, il risultato di questa sera speravo lo fosse. Abbiamo avuto come al solito un approccio positivo, abbiamo avuto due occasioni da gol subito sullo 0-0, poi dopo il primo inconveniente come al solito ci siamo piegati e non c'è stata più partita. C'erano veramente tre gol di scarto oggi tra Milan e Juve? Tolti i primi minuti dove abbiamo avuto l'occasione, sì, perché dopo noi la partita l'abbiamo giocata veramente poco. Com'è lo stato d'animo alla fine della sua esperienza, cioè di quest'anno chiaramente, per quello che riguarda l'arrivo, quello che si era prefissato di fare e per come poi ha chiuso la stagione, soprattutto nel rapporto magari con i giocatori, con la società e con i tifosi? Ma io il rapporto solitamente ce l'ho con i tifosi meno, perché non ho contatti con loro. A loro posso solo dire che il mio rammarico è alto, perché quando ho accettato l'incarico l'ho accettato con l'obiettivo di migliorare la situazione. È la prima volta che non mi riesce in 27 anni di carriera, perché sempre comunque la situazione che ho preso in mano le ho migliorate, quindi il maggior rammarico, non essendo abituato, però quando ho preso in mano questa situazione ero convinto ci fossero meno problematiche da affrontare, che il periodo peggiore potesse cessare prima o poi, invece non è mai cessato, anche oggi c'erano 7-8 indisponibili. Due cose velocissime, Felipe Melo e Diego fuori per problemi fisici. E l'ultima cosa, trova qualche analogia, visto che oggi anche Leonardo dà l'addio al Milan, presumibilmente chiaramente l'anno prossimo la Juve. Ma noi allenatori siamo come gli zingari, siamo sempre in giro. Quindi lei adesso? Io? Non so, dipende dai presidenti. Dipende dai presidenti se hai i requisiti, se hai il profilo che interessa loro. Che idea ce l'hai fatta? Io? No, non me la devo mica fare io, se la devo fare loro. Grazie.